Bentornati a UncTV, fare capire le imprese cooperative, lo speciale televisivo dedicato tutto a Unci Marche, 20ª puntata. Si è svolto presso l'azienda agricola e ristorante Il Boccale d'Oro un convegno dal tema Cereali e Nuova PAC. Eravamo presenti anche noi e le nostre telecamere. Il dottor Gianluca Naso, responsabile del settore agricoltura della Federazione Regionale Unci Marche, ci spiega il perché si organizzano questi incontri e lo scopo del convegno. Abbiamo organizzato questo convegno per informare gli agricoltori su quelle che sono le nuove varietà, le nuove sementi di cereali, e informare quindi sugli aspetti quantitativi e qualitativi in modo tale da aiutarli in quelle che saranno le prossime semine. Ormai sono molto vicine e quindi di aiuto a raccogliere per le aziende agricole delle informazioni che poi possono servire per fare la scelta più opportuna. Quindi da un lato informarli su quelle che sono le nuove sementi, le nuove varietà, nello stesso tempo promuovere l'attività di alcune cooperative aderenti all'Unci stessa, tra le quali ricordiamo l'UPA di Iesi, che si occupano della produzione di sementi, quindi ci potrebbero essere anche degli agricoltori interessati a investire in questo tipo di attività, e ovviamente il tutto nell'ottica della nuova PAC, della PAC dopo il 2013, perché è giusto già da adesso impostare in azienda un discorso relativamente a quello che avverrà dopo il 2013. Com'è il riscontro degli agricoltori? Hanno bisogno di queste informative? Senz'altro, perché spesso e volentieri la scelta della semente dipende dalla disponibilità del prodotto che si trova, possiamo dire, localmente, quindi la semente che è disponibile in quel momento, in quel determinato posto, e non può essere l'unico parametro che permette di scegliere. L'agricoltore deve anche poter scegliere sfruttando al massimo le potenzialità delle nuove varietà. Perché abbiamo previsto l'incontro di Giuliano Mazzieri dell'Assam, che è esperto in materia, e certamente Mazzieri può indirizzarli verso le varietà di grano che magari sono più vocate per le singole, per questa zona, per la zona di Cingoli. Tra i relatori abbiamo intervistato Giuliano Mazzieri, responsabile della sperimentazione cereali Marche, che ci ha spiegato il ruolo dell'Assam. L'Assam svolge da molto tempo l'attività sperimentale nel settore cerealicolo. Sicuramente è un'indicazione fondamentale per tutti gli operatori del settore, dagli agricoltori in primis, ai commercianti della semente, agli stoccatori, anche perché logicamente va a fare il discorso del prodotto finale per la commercializzazione. È fondamentale perché ci permette con il nostro lavoro di dare delle indicazioni precise sulle varietà che sono attualmente in commercio, e sono molteplici. Logicamente, se non c'è una sperimentazione adeguata, l'agricoltore sarebbe in balia del mercato e non può confrontare magari e scegliere le migliori varietà in base a diversi utilizzi. Potrebbero essere logicamente il primo è il produttivo. Poi qualitativo, perché l'indirizzo negli ultimi anni stiamo andando proprio in questa linea. E svolgiamo nella regione Marche, qui vicino proprio al posto in cui siamo ubicati, nella zona di Santa Maria Nuova, delle prove sperimentali parcellari con diverse varietà. Logicamente alla fine facciamo il sunto, facciamo l'elaborazione dei dati e attraverso pubblicazione a livello nazionale, che pubblichiamo sull'informatore agrario, perciò potrebbero essere acquistati per tutti, su internet e anche su incontri come questi che stiamo facendo oggi, divulghiamo sia le varietà più indicate per la zona, sia lato produttivo che qualitativo. La location del convegno è stata proprio l'azienda Il Boccale d'Oro. Sentiamo il titolare, Luciano Bianchi, che ci ha raccontato come è nata l'idea di aprire un birrificio e quali sono i tipi di birra prodotti. Allora, è venuta che 10 anni fa noi altri lavoravamo all'azienda agricola per arrotondare i guadagni dell'azienda, perché dato che si guadagna più poco, e abbiamo pensato di fare questo birrificio e sfruttare l'orzo della nostra azienda. Noi siamo riusciti a fare 4 tipologie di birra. Eravamo partiti con una birra bionda, poi un'ambrata rossa, e poi siamo partiti adesso con una birra di farro e di riso. Su certi locali abbastanza che credono sulle birre artigianali.
e naturalmente. E parecchi locali cominciano a crederci, perché non è vero che costano troppo, insomma c'è un costo normale e non, noi altri riusciamo piano piano a entrare sul mercato abbastanza bene. Ecco. La Promocop, fondo mutualistico dell'UNCI, nell'ambito delle attività di promozione di nuove imprese ed iniziative di sviluppo della cooperazione, attiva anche per l'anno 2011 un bando di concorso per l'erogazione di contributi finalizzati alla creazione di nuove imprese cooperative che si costituiranno nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2011. La copia del bando, le notizie e i comunicati potete trovarli integralmente sul sito www.uncimarche.org. È attivo inoltre il nuovo canale YouTube, dove poter rivedere tutte le video notizie relative all'attività e alle cooperative aderenti. Oltre che su questo canale, troverete questa puntata insieme alle altre sui siti www.uncimarche.org e www.etvmacerata.it. Unci.tv termina qui, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di ETV.